Ciao a tutte ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere la mia versione Sky Striker post Photon Hypernova e vi mostro subito come l'ho fatta. Carta più forte del mazzo. Una Rose perché è forte, però si è forte il giusto adesso che c'è l'engage. Tre Ashe. Una delle entra più forti che comunque fa il suo, quindi ci piace, la giochiamo. 3 DD Crow per Tyra Elements, quasi DD. 3 Kurikara per Shangri-La, che questo qui vi blocca la combo principale. Poi 2 Veiler, forte, nega gli effetti in main dell'oppo. Poi, passando alle magie, 2 Prosperity, 3 Linkage, 1 Engage. E 1x Shark Cannon, droni, multiruolo, area 0. Queste tutte carte fortissime da giocare tutte e bisogna giocarle. 3 ancora vedova perché prendi mostro l'avversario e tu capi e neghi gli effetti. 2 Afterburner fortissimi contro piccioni perché cerchi di togliere il grosso subito così da, o la statua così da riuscire a giocare. Questa è una versione per andare per secondo, quindi spolverino. 3 fulmini, dobbiamo togliere il campo all'avversario. Shatterla giocherà soprattutto in difesa e avrà lo scopo di bloccarsi le zone, però molti altri mazzi metteranno i propri mostri in attacco, quindi forte. In alternativa le Lightning, anche Heavenly Matched non è un'alternativa brutta da questo punto di vista. Però ovviamente dobbiamo alternarla con la combo con Linkage perché se usiamo Heavenly Matched dopo non riusciamo a farla battere. Poi terraformare, rinforzi con LED. 2 TTT perché Shatterla attiva gli effetti nel nostro turno, molti mazzi attivano gli effetti nel nostro turno, quindi noi li sfrutteremo. E Lightning Storm servirà anche contro Labyrinth tantissimo perché è un mazzo molto forte e quindi poi 2 in permanenza infinita. Si possono giocare anche 3 in permanence. Intanto in questo mazzo ci sono tanti teschini, ci sono tanti modi per giocarsela e mi piace molto montato così, quindi vi farò sapere come andrà. Poi, extra, molto easy, 3 Yate, 3 Kagari, 3 Shizuku, Yate manda, lei ricicla la Chimi, Shizuku adda e poi fanno spompare i mostri. Lei ha pompa di 100 i nostri mostri in base alle magie che abbiamo a Chimi. Lei spompa il nostro avversario. Una Kaina che non perfetto. Sceglie un mostro avversario e dice che non può attaccare. Con lei vinciamo i turni. Zeke perché ci togliamo i grossi dell'avversario. Poi Dark, Lina, Selene e Acheskull. Solita combina tattica per chiudere. Poi la side è una side un po' contro i futuri mazzi. Quindi 3 Manimut. Molti mazzi nella prossima espansione come piccioni non giocheranno da cimitero o Shangri-La, hanno pochissime cose al cimitero, quindi faremo molto fatica a farli. Ma nel caso ci trovassimo contro un Tier Elements, metteremo queste carte o un Labyrinth, metteremo queste carte al posto di alcune carte del mazzo. Traveli perché sono fortissime quando andiamo secondi. Poi Imperial Wall per quando andiamo primi e qui fortissimo sia contro piccioni sia contro Shatterla. 2 Dark MB perché ci sono dei mazzi, a me non ci dà fastidio, non tantissimo. Ci sono mazzi che sono monotipo. E poi 3 Barrier per Shatterla. Oppure Tier Elements. E direi che è abbastanza consistente, non ci sarà da divertirsi e niente, si porteranno a casa dei bei risultati con questa lista. Va bene ragazzi, spero che questa lista vi sia piaciuta. Non è una lista budget. In alternativa, nella side potete aggiungere anche 3 cicloni cosmici se troverete tanti labirinto oppure tanti mazzi che vi daranno fastidio al posto dei bestial, così da renderlo un po' più budget. E ragazzi, vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video.